Il tasso di occupazione femminile in Abruzzo è pari al 46,4%, 3 punti sotto la media italiana del 2020, che è il 49%, il tutto a fronte di un tasso di occupazione maschile pari al 68,7%. Peggiori i parametri relativi al reddito medio, per le donne è di circa 13.000 euro. Addirittura 8.000 euro in meno rispetto a quello maschile. Si parla spesso e sempre di parità, ma di fatto noi questa parità fatichiamo ancora a conquistarla. Oggi le donne inutili hanno ancora delle oggettive difficoltà. Quante volte abbiamo sentito parlare di donne che sono state licenziate, tra l'altro poi illegittimamente, o che comunque hanno dovuto rinunciare a lavori a tempo pieno, accettando lavori part-time proprio perché non riescono a conciliare i tempi di vita familiare con quelli lavorativi. E quindi questo comporta anche una disparità di mansioni. Oggi sono sempre meno le donne che invece hanno funzioni apicali rispetto agli uomini. Per questo il centro-sinistra regionale promuove un disegno di legge a loro favore. Una misura da 4 milioni di euro per promuovere la parità di genere, equa retribuzione, occupazione e valorizzazione delle figure femminili. Cosa fa questo disegno di legge, questa proposta che è stata mutuata? Interviene ovviamente sulle imprese, ma non solo sulle imprese, riconoscendo premialità negli avvisi regionali, risorse e benefici per quelle imprese che assumono a tempo indeterminato le donne e ovviamente prevede anche una sorta di sanzione, la revoca dei benefici in quei luoghi di lavoro, in quelle imprese che avendole ottenute poi si sono manifestate con sentenze passate in giudicato e situazioni appunto di violazione del rispetto della donna. Non solo, questa norma prevede anche l'accesso privilegiato, avvantaggiato al microcredito e al fondo di garanzia. È quindi una norma che interviene su più aspetti e che può dare un contributo della Regione Abruzzo ad affrontare questo grave problema.